Amico supereroe di Top Off, benvenuto. L'ho già detto e lo ripeto, un supereroe per essere amato dal pubblico deve avere anche un bellissimo costume. Un costume riuscito vuol dire anche un personaggio amato da tutti, dalla critica, dal pubblico e soprattutto dai propri fan. Ma non è così facile creare il costume adatto per il personaggio. È adatto molte volte, ci sono stati alcuni costumi che hanno completamente rovinato il film. E allora perché non facciamo una classifica strana sui 5 costumi dei supereroi che avrebbero potuto rovinare un bellissimo film dei nostri amatissimi supereroi? Preparatevi perché il primo supereroe di cui dobbiamo parlare è proprio lui, il grandissimo Wolverine. Logan non ha un suo proprio costume, ma se siete fan del grandissimo supereroe con gli artigli di adamantio, allora ve lo ricorderete nei fumetti con una tutina gialla molto attillata. Tutina che era stata proposta per i primi film degli X-Men, proposta assolutamente bocciata, dato che rispetto a tutti gli altri Wolverine tendeva a essere troppo appariscente. Il prossimo super sexy personaggio fa parte del mondo meraviglioso di Batman e tutti noi ce la ricordiamo questa bellissima gattina, soprattutto con il nome di Annie Hathaway. Anche qui quel bellissimo costume così attillato che ha fatto la fortuna di Catwoman non doveva essere esattamente così, infatti doveva essere ispirato a un altro film molto vecchio della serie Batman. Un vestito che doveva ricordare molto di più un gatto e allo stesso tempo lasciare molta sensualità al personaggio. E ora passiamo a Deadpool, un film incredibile che è stato veramente apprezzato da tutti, soprattutto per il costume del nostro supereroe, che permetteva al nostro attore di fare delle espressioni anche se nascoste sotto la maschera. Un costume semplice, allo stesso tempo attillato e che perfettamente si sposa col nostro personaggio, ma udite, udite. Quello non doveva essere il costume usato per il film. Inizialmente il costume era molto meno colorato e assolutamente più rigido, con una maschera rigida sulla faccia che non faceva assolutamente trapelare le intenzioni e l'espressività che noi tutti ben conosciamo su Deadpool. Insomma, è molto difficile pensare ad un costume completamente diverso dopo quello proposto, che per tutti è un costume assolutamente perfetto. Restiamo sempre sul bellissimo film di Deadpool, solo che questa volta ci focalizziamo su un altro personaggio che tutti noi conosciamo per Colossus. Il bellissimo bestione cromato che abbiamo visto non doveva presentarsi in quella maniera davanti al grande pubblico. I primi costumi pensati per Colosso dovevano essere molto più ampi, molto più voluminosi per lasciare trapelare meno pelle possibile, per far vedere che il personaggio in qualche modo si nascondeva la sua possente massa. Un'idea assolutamente scartata, dato che il nostro personaggio fa della sua altezza, dei suoi muscoli e del suo colore qualcosa di assolutamente unico ed inimitabile. E in prima posizione vi ho lasciato il meglio. Adesso andiamo nel film Suicide Squad, dove tutti noi conosciamo la bellissima Margot Robbie, che ha interpretato Harley Quinn. Il nostro personaggio, il nostro supereroe cattivo, è uno dei più amati perché lascia un bel po' di pelle scoperta e in qualche modo fonde pazzia, genialità e moltissimo sex appeal. Ma udite, udite, il costume di Harley Quinn doveva essere molto diverso, doveva lasciare molto più spazio alla pelle. Gli shorts dovevano essere praticamente delle piccole mutande e la maglietta doveva essere praticamente tirata su fino quasi all'altezza del seno. Un'idea sfortunatamente scartata, dato che il nostro personaggio sì, doveva essere sexy, ma non nudo. Insomma, amici, ci è andata molto bene, a parte per il caso di Harley Quinn. Ma qualsiasi cosa voi pensate, scrivete, commentate e come sempre lasciate un bellissimo like. Io vi ringrazio e ci vediamo qui su Top Off. Ciao!